Ciao a tutti, ciao. Ben ritrovati per questo nuovo appuntamento di In Cucina con lo Chef. Con me Antonella Catieri. Con me il nostro chef Nicola Bizzarri. Bene. Verdura oggi vedo. Oggi sì. Pesce. Pesce, un po' di verdure. Pane. Pane. Faremo una bella bruschetta. Buona. Imponente e la andiamo a decorare con le puntarelle prima scottate in acqua e poi ripassate con aglio olio, peperoncino, con delle alici fritte, burrata e pomodorino fritto anche. Pure. Allora, gli ingredienti sono da scoprire. Belle oggi. Fette di pane, possibilmente rafferme del giorno prima, un po' spesse, pomodorini datterino, puntarelle, aglio, peperoncino, alici, farina, burrata e olio extravergine oliva e sale. Per la preparazione cominciamo a dare una forma al pane, così. Sto la mollica. Sì, prendiamo la parte un po' più principe del pane, no? La lasciamo bruschettare piano piano, tagliamo le nostre puntarelle a metà, le scottiamo in acqua bollente, poi le scoliamo e le ripassiamo con olio e aglio in padella. Vai, metti in acqua, le scottiamo per 4-5 minuti, tempo che si ammorbidiscono per poi essere ripassate in padella. Cominciamo, ecco, intanto gira il pane, deve essere bello croccante. Andiamo a infarinare le nostre alici, andiamo a friggere un abbondante olio caldo, gli arachidi, bruschettata diversa dal solito. Sì, la bruschetta, dai, pesce d'oca, ma qua andiamo a friggere. Sempre da scoprire le tue ricette. Le nostre. Io le è una alternativa un po' alla classica bruschetta, no? Puliamo il nostro piano Dekton, una pulita e via, fatto. E torna subito bello bianco, le alici si stanno friggendo, stacchiamo un attimo i pomodorini così, poi andiamo a friggere anch'essi, danno quel colore, quell'armonia in più al piatto. La carta pane ce l'abbiamo. Benissimo, qua possiamo aggiungere anche i nostri pomodorini che si friggono, sono belli. Forte. Poi nella composizione del piatto ci dà colore. Poi scolare le puntarelle e le ripassiamo in olio, aglio e peperoncino. Le alici sono belle, vedi? Croccanti, andiamo a togliere, insomma poi comincia a seccarsi. Bene, aggiungere il pane. Croccante. Sì. Diciamo, il pane farà da base dei nostri carboidrati, no? Nel piatto. Le alici sono sempre buone. È un pizzico di sale adesso appena sono uscite. Togliamo anche i pomodorini. Guardate, belli, sono insaporiti. Che forti questi pomodori, fanno da ornamento al nostro piatto. Togliamo la padella, occhio sempre all'olio bollente, sì. Che... olio extravergine di oliva, rosoliamo spicchietto d'aglio in camicia che poi andremo a togliere, del peperoncino fresco piccante, ecco qui. Ah, che bello, andiamo a insaporire le nostre puntarelle, ecco qua, apriremo la nostra burrata. La taglieremo solo alcuni secondi prima di versarlo sul nostro pane.
così avremo tutto il suo succo, la sua crema nel nostro piatto. Buono. Nell'attesa che si finisce di tostare il pane e insaporire le puntarelle, ci vediamo tra poco. Antonella, la nostra bruschetta si è ben rosolata, quindi è diventata bella croccante. Toglierei, mettere qui come base il nostro piatto. Comincerei con le nostre puntarelle a un lato. Fai così, proprio così. Quest'altro lato metterei le alici che abbiamo fritte. Beh, bel piatto nuovo, no? Altro che bruschetta. Questa sì che è una bella bruschetta. Innovativa. Saporitissima. Che alla fine sono gli ingredienti che mangiamo sempre. Metterei adesso un bel taglio di burrata. Guarda che bel cuore. Madonna. Di panna che c'ha. Mamma mia, a me piace tanto questo, guarda. Mamma, guarda, che spettacolo. Questa sì che è una bella voglia. Questo sì, perché quello che abbiamo fatto fino adesso? Pure. Ma io dico sempre che è buono. Ecco qua, andiamo a... Questo è fatto prima e secondo, secondo me, come bruschetta. Questo è un bel piatto, sì. C'è tutto, verdure, carboidrati, grassi, pesce, c'è tutto. Che bello. Un bel piatto, gustoso. Direi anche un po' raffinato, perché comunque ti sì. Tenta, no? Io già lo sto guardando. In tutti i sensi. Bene, mette già appetibilità nella sua, diciamo, praticità. Forse di esecuzione e di semplicità. Non resta che provarlo e farci sapere. Sicuro. Nel frattempo vi diamo appuntamento alla prossima puntata, sempre su questa rete. Arrivederci. E vi salutiamo. Arrivederci. Arrivederci da Arredamenti Spazio Cucina Vitale, Pasta alla Molisana, Olearia Ortuso, Del Giudice, il fiore del latte, DS Service.